E nuovamente con noi oggi Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben ritrovato. Un buongiorno a tutti voi. Dunque, parliamo subito della mezza che vale, questa gara che si è tenuta domenica 19 a Torino. Sì, una delle tante gare che organizzano a Torino. Torino sappiamo, tutto l'anno lì si gareggia. Anche i nostri hanno voluto andare giù un gruppetto, ebbene la nostra Elena Baudena che dopo aver esordito l'altra settimana alla Maratona di Torino con anche un buon tempo va giù e vince la categoria. Bene anche gli altri presenti, i nostri, come Denise Fontana, anche che arriva al traguardo, e Paola Regis che esordisce anche lei sulla mezza e lo accompagna. Bene anche i ragazzi Paolo Chiappello, Giuseppe Brignone e Bruno Tiziano. Invece Tiziana Semeraro è stata alla Strarivoli. Sì, altra gara questa più corta sugli 11 km, molto bene, in pratica ha quasi sempre vinto la categoria, anche qua non si è smentita, la sua categoria SF55, ben piazzato anche Dario Arneudo su 279, non erano un po' di meno perché ovviamente la mezza che vale in Torino ha attratto molto più persone, via. Certo, invece adesso vogliamo parlare di una festa che è la vostra festa, la festa del Roata Chiusani che si farà sabato prossimo, il 25 di novembre. Facci qualche anticipazione. Esatto, sarà la 37ª edizione della nostra festa perché il gruppo sportivo è stato fondato il 21 dicembre dell'80, dall'81 ha iniziato l'attività, siamo partiti, eravamo neanche una quindicina, adesso siamo 500 tesserati, sarà una bella festa, ci ritroveremo tutti al Picchio Rosso dalle 17.30. Con la visione di filmati si inizierà a premiare prima i più piccoli, poi quelli delle medie e avanti così fino ad arrivare anche ai più grandicelli. Bene, allora l'appuntamento io questa volta te lo do sabato 25 perché noi ci vedremo. E detto questo, invece, con i risultati dell'Atletica Roata Chiusani, a presto con i prossimi aggiornamenti. Ciao Beppe, grazie per essere stato con noi. A presto, un saluto a tutti.